Kiev si continua a sperare nella presenza di Papa Francesco. La visita sul tavolo del pontefice, come lui stesso ha confermato durante il viaggio a Malta, è un'ipotesi a cui si aggrappa non solo l'Ucraina, ma l'intera comunità internazionale. E se oggi il nunzio apostolico a Kiev, Kulbokas, con realismo, ammette che al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per un viaggio del pontefice, senza contare le ricadute sulle relazioni con Mosca e soprattutto con il patriarcato ortodosso russo, in molti sperano che la determinazione e la disponibilità di Bergoglio finisca per concretizzarsi in una visita tipica dal forte carattere profetico che porti a condividere le sofferenze del popolo ucraino in una dimensione ecumenica. Intanto si registrano parole che dall'una e dall'altra parte testimoniano le diversità di prospettive e le difficoltà di dialogo. In un videomessaggio l'arcivescovo maggiore di Kiev, Monsignor Shevchuk, parla di una terribile guerra costruita su una netta base ideologica, chiedendo ai cristiani di tutto il mondo di non distogliere gli occhi dalla sofferenza, i morti, l'umiliazione e le ferite dell'Ucraina, condannando i crimini perpetrati nelle città e nei villaggi del paese. Da Mosca la difesa dell'invasione russa del patriarca Kirill, che torna a parlare durante una celebrazione con le forze armate di guerra santa, dichiarazioni che pesano come macigni sul cammino verso un nuovo incontro tra Papa Francesco e il capo dell'ortodossia di Mosca, dopo quello storico dell'Avana nel 2016.